Reddito di cittadinanza percepito indebitamente, 16 cittadini extracomunitari denunciati dalla polizia di Campobasso, danno erariale di circa 94.000 euro. Da parte di Unimol massima disponibilità per il trasferimento del professor Sciaudone dal Veneziale al Cardarelli, tocca ora struttura commissariale e ASREM agire. Il litorale adriatico bolisano si prepara ad accogliere l'estate al lavoro in lidi e in altre strutture per ospitare i turisti, possibile ritocco dei prezzi. Nel basket femminile di A1 le molisane incontreranno domani sera le ragazze dello Schio per i quarti di finale, gara di ritorno prevista a Campobasso venerdì 7 alle 20.30. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo con la cronaca. 16 cittadini extracomunitari denunciati dalla polizia di Campobasso per aver percepito indebitamente il cosiddetto reddito di cittadinanza. Le indagini sono state condotte da personale della Digos che ha scoperto la non validità del requisito di residenza decennale in Italia, elemento indispensabile per accedere al beneficio, e la falsa titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo. I denunciati, alcuni dei quali resisi irreperibili, rischiano una pena da 2 a 6 anni di reclusione per false dichiarazioni. Il danno erariale ammonta a circa 94.000 euro. La Guardia di Finanza di Larino ha scoperto in Basso Molise 20 lavoratori in nero, di cui 7 anche percettori del reddito di cittadinanza, che dovranno restituire quanto percepito indebitamente, mentre datori sono stati segnalati agli uffici territoriali del lavoro per la regolarizzazione dei rapporti. Accertata inoltre un'evasione fiscale di quasi 500.000 di euro. Voltiamo pagina. Presa di servizio del professor Sciaudone ad Isernia. Sulla vicenda oggi è intervenuto direttamente il rettore dell'Università degli Studi del Molise Brunese. Sentiamo. Massima disponibilità da parte del rettore dell'Unimol Luca Brunese al trasferimento al Cardarelli di Campobasso del professor Guido Sciaudone dall'ospedale di Isernia, dove oggi avrebbe dovuto prendere servizio come direttore dell'unità operativa complessa al posto di Gianni Vigliardi. Le strade perché questo avvenga ci sono e sono percorribili, ha spiegato il vertice dell'Ateneo, anche perché c'è una graduatoria del concorso per l'assegnazione dell'incarico da primario, dove Sciaudone si è classificato secondo, dietro il compianto Giancarlo Di Marzo, scomparso prematuramente un mese fa. Così Vigliardi potrebbe restare al Veneziale, decisione che comunque spetta la struttura commissariale all'ASREM. Il problema è questo, la scadenza era una scadenza già fissata, non è stata fissata ora, a onor del vero. Quindi voglio dire, quando fu fatto il provvedimento il 28 febbraio, non c'era naturalmente il tempo della presa in servizio il 1° marzo, e quindi chiaramente la scadenza naturale è diventata il 1° aprile, quindi non è che è messo per gioco o per sport la scadenza. Forse si è pensato che in qualche modo si poteva risolvere in maniera più semplice, valutando poi dopo tutti gli aspetti, diciamo, giuridici e amministrativi del caso, si ritiene di dover fare un ulteriore approfondimento. Io quello che potevo fare era dire che in qualunque momento, a qualunque soluzione possibile proposta, io do la mia disponibilità per decidere qual è la strategia migliore. La mia comunicazione è mandata innanzitutto alla struttura commissariale, perché il contraente del protocollo è insieme a me la struttura commissariale. E l'ASREM è per conoscenza, perché naturalmente non è che uno può pensare di far fare un provvedimento all'ASREM senza dirglielo, ovviamente. Per noi non c'è nessun problema. Guardate, come sapete, quando si è trattato di mettere in piedi soluzioni operative immediate, diciamo, la nostra struttura è probabilmente, per mille motivi, una struttura più agile, più abituata a cambi di rotta improvvisi. Depositate al Comune di Isernia da associazioni e Partito Comunista dei Lavoratori osservazioni per abolire parchimetri e per una migliore mobilità urbana. A distanza di un mese dalla presentazione da parte della giunta Castrataro del piano urbano del traffico della città di Isernia, l'associazione Tutela dalle Ingiustizie, l'associazione contro illegalità e mafie Antonino Caponnetto e il Partito Comunista dei Lavoratori hanno presentato le loro osservazioni in merito. L'abolizione delle soste a pagamento è il primo punto sul quale ormai da anni si battono, palesemente inutili ai fini dell'interesse pubblico del traffico nella realtà spazio
specifica di Isernia, si legge nella nota, ma anche vessatorie e dannose socialmente, soprattutto in questa fase storica e da solo vantaggio del profitto privato. Siamo infatti abituati a vedere parcheggi vuoti e intasamento irregolare nelle zone libere con conseguente aumento delle multe, in aggiunta quelle elevate per le strisce blu anche solo per un minuto di ritardo. L'inutilità è sotto gli occhi di tutti, ma a confermarlo, prosegue la nota, sono anche le certificazioni comunali da cui si evince lo scarso utilizzo dei parchimetri, dovuto anche alla tariffa elevata e senza possibilità di resto. Tra le osservazioni anche la proposta di potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto pubblico, soprattutto per le borgate, accompagnato anche da agevolazioni per le fasce con reddito basso e medio basso e per persone con maggiori difficoltà di spostamento, nonché ogni altro provvedimento atto a disincentivare l'uso dell'auto privata, oltre che l'incentivo all'uso delle biciclette e mezzi analoghi non inquinanti e dove possibile anche la creazione di percorsi ciclabili. Sarebbe opportuno infatti, si legge a conclusione della nota, incentivare campagne informative sull'uso delle auto elettriche accompagnate dall'installazione delle apposite colonnine di ricarica. Al Parco Tecnologico dell'Istituto Neuromed di Pozzilli si è svolto il secondo corso di aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche nella chirurgia spinale. Per l'occasione è stato attribuito anche un riconoscimento. Innovazioni tecnologiche nella chirurgia spinale. Questo il secondo corso di aggiornamento promosso nell'Istituto Neuromed di Pozzilli. Lo scopo di questi incontri, questo è il secondo dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, sempre qui, è quello di cercare di capire meglio in che direzione si sta andando, perché le nuove tecniche e le nuove tecnologie devono essere conosciute, ma devono anche essere comprese e soprattutto dobbiamo capire in che modo migliorano la nostra prestazione. Per l'occasione è stato predisposto il premio Neuromed per la chirurgia spinale. A riceverlo un dottore dell'Università di Torino per una ricerca nel settore dell'oncologia spinale. Il medico è stato selezionato tra gli specialisti in neurochirurgia under 36. Il lavoro è una ricerca che porto avanti da anni di oncologia spinale riguardo alle metastasi spinali e ho individuato sostanzialmente uno score in grado di stabilire la necessità di chirurgia in questi pazienti al fine di prevenire o trattare lesioni del midollo spinale oppure instabilità vertebrali, quindi di fare sia prevenzione che trattamento oppure trattamento efficace, insomma. A premiare il giovane neurochirurgo anche il presidente della Società Italiana di Neurochirurgia, Maurizio Fornari. La tecnologia naturalmente è in continua evoluzione, soltanto 30 anni fa non esistevano gli apparecchi di imaging diagnostico come la TAC e la risonanza, che adesso sembrano un routine, così come non esisteva la chirurgia robotica, così come non esisteva l'imaging intraoperatorio e la chirurgia informatizzata, computerizzata. Certamente molto di quello che è l'education dei neurochirurghi avviene sul campo, perché chi porta la tecnologia, le aziende stesse portano education, però è fondamentale che le società scientifiche, oltre che le istituzioni una per una, si rendano responsabili del fatto di sia rendere esperti di queste tecnologie, ma soprattutto di dare una cultura superiore di tipo medico, di tipo chirurgico, per governare queste tecnologie e amministrarle con la saggezza e la appropriatezza. L'estate si avvicina e sul litorale adriatico i lidi si preparano ad ospitare i vacanzieri per la bella stagione. Possibile un ritocco dei prezzi. I comuni sulla riviera adriatica molisana e abruzzese si preparano a vivere la nuova stagione estiva in riva al mare. Gli stabilimenti hanno avviato le annuali operazioni di pulizia e ripristino dei lidi pur nell'incertezza delle decisioni politiche dall'alto. Nel Basso Molise il servizio potrà essere attivo a partire dalla data di lunedì 1 maggio, come da intese raggiunte tra l'amministrazione regionale a Palazzo Vitale, il sindacato Balneatori e la Capitaneria di Porto di Termoli.
Una ripresa a 360 gradi dopo le ultime restrizioni dovute all'epidemia da coronavirus in lungo e largo per la penisola. Probabilmente si andrà a prezzi ritoccati verso l'alto per l'affitto di sdraio e ombrelloni a causa proprio del quadro ancora nebuloso della materia in ambito nazionale. L'incertezza sul destino dei lidi per la stagione 2023 porterà quasi di sicuro ad aumenti anche sul litorale da Pescara a San Salvo. Il governo italiano, chiamato in causa dall'Unione Europea, in fatto di concessioni demaniali marittime non potrà più permettersi ulteriori proroghe. Un disagio per migliaia di imprenditori e lavoratori stagionali a carattere economico, sociale e giuridico. Per mettere a bando gli stabilimenti anche a Montenero, Pedacciato, Termoli e Campomarino, entro dicembre dovrà essere avviata la procedura pubblica. Sembra una storia infinita, in effetti però il governo sta cercando di trovare una soluzione immediata che accontenti tra virgolette l'Europa, che ha nella direttiva Bolkestein una norma che non... che crea dei problemi ai nostri balneari, e quindi sta cercando di trovare una soluzione che sia la migliore possibile, istituendo una cabina di regia a livello governativo che faccia innanzitutto la mappatura e rilevi anche le soglie di scarsità del litorale utilizzato. Quindi è in pieno fermento, ma io credo che nel giro di poco tempo si troverà una soluzione. Ultimati i lavori della nuova piscina presente all'interno del parco comunale Girolamo La Penna di Termoli. L'impianto torna così agli antichi splendori e sarà nuovamente fruibili da residenti e turisti. L'amministrazione comunale l'ha consegnato all'azienda La Rivera, aggiudicataria dell'appalto del progetto di finanza per il trasporto pubblico locale, che prevede anche la gestione e la manutenzione del parco di Via del Molinello e della stessa piscina. Il prossimo 10 giugno l'inaugurazione della struttura. Inizialmente sarà destinata alle attività della Federazione Italiana Nuoto e nei periodi estivi potrà essere utilizzata anche da cittadini e turisti. Successivamente in autunno dovrebbero iniziare i lavori di copertura così come da progetto. Iacovella, contessa di Celano e Venafro nel Medioevo, è il convegno che si è svolto a Castello Pandone, promosso dal Movimento Popolare Venafrani per Venafro. Giovane, bella, ricca ed assai corteggiata, la contessa Iacovella ereditò il consistente patrimonio terriero ed immobiliare del padre. Si sposò 3 volte ed ebbe 3 figli. Il primogenito, per sete di potere, la fece arrestare. Delle sue vicissitudini si è parlato nel convegno Iacovella, contessa di Celano e Venafro nel XV secolo. Figura di donna per la libertà tra enigma e realtà, svoltosi a Venafro nel Castello Pandone. Iacovella rappresenta per il Molise un modello di donna, donna forte, di una donna militare, e di una donna politica, di una donna capace di tenere testa a molti pretendenti, ma soprattutto di tenere testa a quelle forze politiche, militari ed economiche che nel suo tempo erano i Colonna, gli Orsini, no? Erano i papi, erano i regnanti, con dignità, con grande forza, con grande carattere e anche con una certa sensibilità di donna e di condottiera. Poi è ovvio che le imprevedibilità sono tante nella vita di ognuno, e gli imprevisti in questo caso che nella vita di Iacovella sono successi, si sono presentati, guarda caso sono stati proprio la sua discendenza, e della sua discendenza in particolare il primo figlio Ruggiarone, che si è messo contro di lei, ha tramato per imprigionarla, per farla cadere e per farla uscire dalla storia. Non c'è riuscito. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Movimento Popolare I Venafrani per Venafro. È un movimento popolare autonomo, non politico,
che ha un unico scopo, proporre iniziative in positivo per Venafro, per promuovere la storia e la cultura di Venafro e dei venafrani. Oggi si parla molto di donne, le donne stanno salendo di grado e benvengano in politica, nella cultura, nelle attività professionali. Abbiamo voluto ricordare questa donna in particolare della seconda metà del 1400, la contessa Iacovella di Celane Venafro, nobildonna di origine abruzzese, che lasciò la sua forte impronta in questa zona. Visse gli ultimi anni della sua esistenza in questo castello Pandone a Venafro e qui visse esistenze e avventure molto forti. Passione e morte di Cristo, un bilancio degli eventi che si sono svolti a Termoli. Dopo l'esordio con successo di domenica 26 marzo presso la parrocchia di San Francesco, passando per quella di Santa Maria del Monte Carmelo martedì 28, si è concluso giovedì 30 il trittico delle rappresentazioni religiose dell'Orologio della Passione, nell'ampio scenario della parrocchia di San Timoteo. L'evento, portato in rappresentazione dalla compagnia teatrale Un Battellucci, creato dal custode delle tradizioni culturali termolesi Nicolino Cannarsa, la rappresentazione struggente e commovente ha visto protagonisti un gruppo di una quarantina di persone tra coristi e orchestrali che Nicolino Cannarsa ha plasmato e denominato il popolo di Dio. Devo ringraziare Nicolino perché mi ha dato una grandissima possibilità, non si smette mai di imparare, non si finisce mai di crescere, mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone meravigliose, di fare anche quest'ulteriore esperienza, di imparare il dialetto e le tradizioni termolesi, che mi hanno arricchito e mi arricchiscono tantissimo. Vivere certe ricorrenze anche con le tradizioni che ci danno proprio la forza, ci legano, ci danno, non lo so, entusiasmo, ci rendono partecipi di una comunità. L'identità è fondamentale, ritrovare la nostra identità è fondamentale. Collaborare con persone come tutti gli amici, come i nuovi amici che ho conosciuto e come i vecchi che già conoscevo, e soprattutto collaborare con Nicolino Cannarsa, che è un amico che conosco da 50 anni, è sempre più entusiasmante. Non ho parole per definire queste cose che sono meravigliose, sia per lo spirito e sia per la fede, perché queste sono testimonianze anche di fede. Per le amicizie che si vengono a creare, che comunque sono cose bellissime. A guardare le tre rappresentazioni, le tante persone che hanno riempito le tre chiese e teatri delle rappresentazioni e i lunghi applausi con annessa standing ovation che hanno tributato agli interpreti e ai musicisti, si può tranquillamente parlare di un bilancio di questo lavoro altamente positivo che ha toccato il profondo del cuore non solo degli interpreti ma anche e soprattutto quelli degli spettatori, alcuni usciti con gli occhi lucidi alla fine della rappresentazione. Tutto pronto per il primo appuntamento di aprile con la rassegna Palcoscenici Il Molise di scena, kermesse curata dall'Assessorato regionale alla cultura insieme alla Fondazione Molise Cultura. Domani, martedì alle 21.30 al Teatro Savoia di Campobasso, l'evento Aria di Tosca. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli, dal 1975, con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli Ceramiche a Città Sant'Angelo è nei pressi di Mondo Convenienza, aperti tutti i giorni, compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo.
Cielo parzialmente coperto oggi su gran parte di Molise e Abruzzo. Dalla sera velato. Le temperature odierne sono comprese fra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 16 gradi ad Isernia. In Abruzzo si registra una minima di 4 gradi all'Aquila e una massima di 18 gradi a Pescara. Domattina ancora nuvolosità diffusa su entrambe le regioni. Il mare Adriatico si presenterà mosso, venti moderati settentrionali in attenuazione. TLT in rete. Vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. TLT in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15:30. Nel calcio di Serie D il Pineto non conosce ostacoli, 9 punti di vantaggio sul Senigallia. 29esima giornata nel calcio di Serie D, Roma City Cinzia Albalonga 0-0, Almafano Senigallia 0-1, Avezzano Pineto 0-1, Termoli San Benedettese 0-0, Matese Vasto Girardi 3-0, Porto d'Ascoli Chieti 1-1, Tolentino, Team Nuova Florida 0-1, Trastevere, Notaresco 1-0, Vastese, Monte Giorgio 2-1. Pineto 66 punti, Senigallia 57, Trastevere 52, Cinzia Albalonga 47, Almafano 45, Matese 43, Porto d'Ascoli 42, Team Nuova Florida 38, San Benedettese Avezzano 37 punti, Chieti 36, Vasto Girardi 35, Roma City 33, Vastese 29, Termoli 28 punti, Monte Giorgio 27, Notaresco 24, Tolentino 21. Dopo un primo tempo equilibrato, il Vasto Girardi cede di schianto a Piedimonte Matese nella ripresa. Dopo uno stop durato ben 2 settimane, il Matese ritorna in campo nell'arena del Ferrante. Pallone messo in mezzo, una conclusione. Palombo ci arriva senza problemi. Girardi, poi Carnevale per vie centrali, perde un pallone sanguinoso. Calemme prova la conclusione, Calemme traversa, incredibile. È Napoletano, è solo Napoletano. Napoletano in area di rigore con il destro Napoletano. Palla che sibila il palo. E prova la conclusione col sinistro Palombo. Devia in calcio d'angolo con il brivido. Ferra sempre gli ospiti. Calemme, Anto Giovanni, invitato alla conclusione, può calciare il numero 4. La blocca senza alcun patema. Napoletano che con la sponda si affida a Ricamato. Può guadagnare metri il Matese. Palla in avanti per Esposito che va sul destro. Una finta, finisce giù Esposito ancora una volta. Non c'è niente. Fiori, supera stavolta Riccio. Entra in area di rigore, la mette col mancino. Palombo non esce, Macchini la prende. Calcio d'angolo. Riccio sul pallone, va lui con il destro. Una conclusione, Nappo in due tempi. Napoletano prova sul destro. Calcio Napoletano. Si fa trovare pronto Nappo. Prova a servire Esposito che la mette giù. Uno contro uno con Pier Federici, lo supera Esposito, la mette col mancino, calcia Ricamato, occasionissima per il Matese all'11esimo. Esposito entra nel rigore, Esposito col destro, eccolo qui, è tornato il marziano, Vittorio Esposito, colui che trasforma il calcio in poesia, sblocca la gara che Esposito ha cercato e trovato. Pallone messo al centro col mancino per Carnevale, da un mancino all'altro, Carnevale la piazza, Nappo, occasione per il Matese per portare a 2 le marcature, va Esposito sul secondo palo, stacca Scisca, che occasione per il Matese, che occasione. Matese adesso, tante occasioni. Attenzione Napoletano, però supera Nappo. Napoletano! La legge di Napoletano. Lui non vede la porta, la sente ed è 2-0 per il Matese. Che prova ad entrare sul mancino. Attenzione, calcia! Palombo in due tempi. E anche per lui 90 minuti con una buona intensità.
Attenzione, ecco sempre Riccio, Riccio calcia Riccio, 3-0 Matese, la chiude qui Antonio Riccio, che mette il punto esclamativo sulla gara tra FC Matese e Vasto Girardi al Ferrante. Il Matese vince e convince. Ancora un nulla di fatto al Cannarsa, questa volta è la San Benedettese ad imporre il pari ai giallorossi. Ennesimo pareggio per il Termoli Calcio contro la San Benedettese, ormai siamo al 16° un record in Italia per la Serie D. Un nulla di fatto che oggi ha davvero detto poco, soprattutto in fase realizzativa per i giallorossi. La Samb, nonostante la situazione economica e di struttura di squadra e di società, ha oggi disputato la sua onesta partita, non patendo più di tanto il Termoli Calcio. E anzi, nel finale ha tentato anche il colpo a sorpresa. Scesi in campo agli ordini del signor Scarpati di Formia, il Termoli in maglia a righe verticali giallorosse e la Samb in completa tenuta bianca. Il Termoli al terzo minuto si presenta al tiro dal limite con Maiorino che dopo una lunga sgroppata tira al limite dell'area un forte tiro che finisce però alto sulla traversa. Al decimo ancora il Termoli ci prova con Ciofi che entra pericolosamente in area, ma mentre tira proprio a botta sicura all'ultimo istante un difensore riesce a deviare in angolo. Dopo questo avvio incoraggiante c'è una lunga pausa di riflessione che si interrompe al 30° ed è sempre il Termoli che tenta la sortita in avanti. Arriva un buon pallone all'interno dell'area di rigore e il Quanzmi colpisce di testa ma debolmente. E la Samb? Fino a poco più della mezz'ora non pervenuta. Si fa viva poi con il nuovo entrato Felix che appena in aria al 32° lascia partire un ottimo fendente teso che Lombardo devia in angolo. Al 35° insistono gli ospiti. Punizione dalla tre quarti, Vita colpisce in aria di testa ma la palla va fuori. Al 39° sempre la Samb su punizione tira ma la sfera si abbassa pericolosamente nei pressi della porta ma comunque finisce fuori. E si va così al riposo, ma la ripresa è davvero non ha offerto spunti appetibili. Solo al 7° Proia della Samb ci prova dal limite al volo ma la palla va fuori alla destra di Lombardo. Poi nei minuti di recupero si accende qualche cosa. Il Termoli purtroppo perde per la seconda ammonizione Antezza, mentre Sicignano, ammonito ora diffidato, ed entrambi i giocatori salteranno giovedì l'importantissimo scontro diretto a Monte Giorgio che potrebbe decidere le sorti tra la salvezza diretta e il play-out. Tanto rammarico per il Termoli Calcio da questo pareggio, l'ennesimo ottenuto contro la San Benedettese. Prosegue il duello a distanza tra Campobasso e Isernia nel calcio regionale per il ritorno interregionale. Vediamo i risultati di eccellenza e promozione. Calcio di eccellenza, Pietramonte Corvino Boiano 2-4, Venafro Campobasso 0-2, Campo di Pietra Sesto Campano 0-9, Aurora Alto Casertano Campomarino 6-1, Aurora Ururi Virtus Gioiese 1-3, Olimpia Agnonese Gamba Tesa 2-1, Real Guglionesi Isernia 0-2, Turris Castel di Sangro 1-1. La classifica: Campobasso 72 punti, Isernia San Leucio 70, Aurora Alto Casertano 59, Turris 47, Sesto Campano 45, Campomarino 43, Venafro 42 punti. Boiano 39, Real Guglionesi 38, Olimpia Agnonese 37, Pietra Montecorvino 30 punti, Castel di Sangro 25, Virtus Gioiese 24, Aurora Ururi 17, Gamba Tesa 11, Campo di Pietra meno 2. Calcio di promozione: Esernia Rocca Ravindola 3-0, Baranello Don Chissagnone 2-1, Juvenes Campobasso Spinete 4-1, Ripali Mosani Altilia Samnium 4-1, Atletico San Pietro in Valle Fortore 1-1, Bois Vairano Cliternina 1-1, Petacciato Termoli 2016 0-2, Trivento Montenero 0-1. La classifica in promozione: Polisportiva Fortore 67 punti, Atletico San Pietro in Valle 57, Termoli 2016 54, Ripali Mosani 53, Esernia Fraterne Spinete a 47 punti, Roccaravindola e Juvenes 41,
Bois Vairano 39, Cliternina 32, Baranello 28, Don Chissagnone 26, Trivento 23, Montenero 18, chiudono Petacciato ad 11, Altilia Samnium 4 punti. Il Campobasso vince anche a Venafro e mantiene le due lunghezze di vantaggio sull'Isernia. Vediamo il contributo. Dal Marchese del Prete di Venafro, dove sta per cominciare la 26esima giornata del campionato di eccellenza appunto tra Venafro e Campobasso. Prova a prolungare in avanti il pallone Lombari per Tordella. Tordella uno contro uno, riesce ad arrivare il pallone in mezzo. La conclusione di Lombari col destro raso terra ad incrociare il primo brivido. Tordella la sfizzata di testa a cercare Lombari, riparte poi direttamente da Roncone, attenzione, Ripa anticipa l'uomo, la porta è sguarnita, Ciccio Ripa, due uomini in area di rigore, ancora Ripa, la mette dentro Lombari, che cosa ha salvato, che cosa ha salvato la retroguardia. La testa e il traversone lungo sul secondo palo, c'è Ciccio Ripa, la testa, la traversa di Ripa. La traversa di Ripa, palla che resta lì, Franchi può provare la conclusione, non lo serve Lombari che alza la testa, la mette dentro, Ripa non ci arriva in spaccata, si era ventato sul secondo palo Ciccio Ripa. Tanti movimenti in area di rigore, si allontana Fazio, Van Zan morbido sul secondo palo, Yo-Yo di testa, Christian Yo-Yo, 1-0 al trentesimo del primo tempo, il Campobasso in vantaggio. Fazio col sinistro cerca l'imbucata in area di rigore, anticipato Ripa, la conclusione di Ripa, Roncone, Colombo, il traversone di Colombo, Ripa, il controllo di Ripa col destro, Ripa, Roncone, Franchi la mette dentro per Lombari, attenzione Lombari può provare col mancino, la conclusione di Lombari arriva sul secondo palo, il pallone con Ripa, la rimette dentro Ripa, Franchi davanti alla porta, Franchi non riesce a colpirla, Lombari. Il pallone arriva per Tordella, attenzione in area di rigore, la mette dentro Van Zan di testa, Roncone! Roncone salva ancora il risultato. Prima di Martino, ancora Martino attaccato da Lombari e Fazio, Albino Fazio. La conclusione di Fazio! Colombo recupera questo pallone, buona la sfera per Potenza, Potenza, ancora Potenza in area di rigore, si trova il pallone dietro Potenza allontanato, ma resta lì il Campobasso con Van Zan. Van Zan il tocco è per Ciccio Ripa, attaccato da due, Ripa messo giù, non c'è fallo, poi Tordella, si infila Tordella, pallone per Lombari, col sinistro Lombari, Andrea Lombari, questa volta fa centro Lombari, al 24esimo il raddoppio del Campobasso. Fronteggiato da Cascionese, la porta sul destro Famiano che prova la conclusione a girare di Rienzo, sicurissimo, non c'è più tempo, finisce qui il Campobasso e spugna anche il Marchese del Prete con le reti di Lombari e Yo-Yo. Il CUS Molise torna dalla trasferta di Roma con i tre punti nel calcio a 5 di A2. I risultati. 28esima giornata nel calcio a 5 di A2. E così di Genzano Sporting Roma 7-4. Lido di Ostia Lazio 7-4. Italpol Roma Mantova 2-7. Modena Prato 3-0. Active Viterbo Eur 7-1. Roma CUS Molise 2-4. La nuova classifica è così di Genzano 65 punti, Lido di Ostia 62, Cesena 45, Mantova 42, Acti Network 39, Lazio 37, CUS Molise 35 punti, Roma 34, Modena e Sporting Roma 31 punti, Italpol 24, Euro 20, Massa 9, Prato 4 punti. Nel calcio a 5 di Serie B lo Sporting Venafro rimedia una sconfitta in casa della capolista Pescara. 7-2 il finale per gli abruzzesi che guidano il girone F a 53 punti assieme al Napoli. Appena 19 quelli a disposizione dei venafrani che sfideranno l'Ortona alla ripresa del campionato il prossimo 15 aprile.
Dopo la vittoria delle Venete dello Schio in Coppa Italia sul Venezia, la pallacanestro femminile di A1 ricomincia domani sera con i quarti di finale in campionato. Lo Schio ospiterà alle 20 di domani le molisane della Magnolia. Il ritorno è previsto venerdì 7 a Campobasso alle 20:30. Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, giungerà a Campobasso domattina per dialogare con gli studenti dell'Unimol alla presenza del rettore Luca Brunese e del presidente federale della FIPAV Giuseppe Manfredi. Nell'occasione la presentazione dell'evento di punta della stagione per il Comitato Molisano della Federvolley, il Trofeo delle Regioni 2023, che vedrà il meglio del movimento giovanile maschile e femminile riversarsi nel capoluogo di regione dal 26 giugno al 1 luglio. E con questo è davvero tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci alle prossime edizioni della nostra informazione.